Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, siamo tornati con Forza Motorsport, finalmente sono tornato a potermi risedere un pochino sulla postazione e quindi diciamo che andiamo avanti con il nostro, ormai Forza Motorsport è diventato un appuntamento, come dire, fisso, a me piaciuto tantissimo come gioco, quindi è diventato un appuntamento fississimo, nel senso che lo stiamo veramente giocando tanto e mi piace tanto. Siamo nel campionato Classic Sport, abbiamo preso una fantastica Porsche del non mi ricordo di che anno è questa Porsche qua, ma è vecchissima e che ci sta dando delle grandissime soddisfazioni, quindi andiamo avanti. Ora siamo a Brenzaccio, vediamo un pochino come va questa Porsche. Ho già fatto la prima gara del tour del campionato e siamo arrivati secondi perché ci ha penalizzato con le solite penalità che sono un po' ridicole. Purtroppo questo è, però adesso siamo a Brenzaccio e vediamo, allora vediamo come si va a Brenzaccio, dai. Ok, vediamo. È bellissima questa Porsche. Ma più che altro è bellissima da guidare. Da guidare è bellissima. Allora, no, aspetta, qua bisogna far così, se no, ok. Vai. Allora, controlliamo che sia tutto a posto. Sì, buono. Eccoci in quel di Brenzaccio. Attenzione qua. E vi dico anche una cosa, ho comprato finalmente la corona tonda Fanatec che mi deve arrivare, che mi arriverà nei prossimi giorni. Vi anticipo, ho preso l'Universal Lab e una corona tonda, fondamentalmente Universal Lab V2, che penso sia la cosa migliore. Nel senso che adesso poi se vuoi cambiare corona compri solo effettivamente il cerchio senza dover comprare più altre parti e si risparmiano un po' di soldini, che non è mai male. Un attimo capire il limite. Si guida di un bene sta macchina, inquietante. Inquietante. Dovremmo anche riuscire a rientrare nel tempo di 1.517. Sì, ci siamo rientrati. Perfetto, finiamo anche il terzo giro, almeno così abbiamo abbastanza chiaro il tutto. Abbiamo fatto 1.35, quindi abbondantemente sopra, ma andiamo forte con questa macchina, vi dico la verità, è proprio stato un acquisto veramente, veramente interessante.
Eccoci qua, bella questa. Usciti al titolo così, tanta roba. Vediamo. Abbiamo fatto meglio sto settore. Ok, dai. Perfetto, dai, ci siamo. Termina le prove. Abbiamo girato molto più veloce del tempo richiesto. Oh, aiuto? Ok. Allora, buttiamoci subito a fare sta garetta. Ma è bellissima questa macchina. Mi piace da matti proprio. Anni 60, non lo so, anni 70, anni 70, non 60, anni 70. Bella, bella. Allora, andiamo alla gara subito a Brenzaccio. Mettiamoci qua, sesti. Potremmo partire tranquillamente primi col tempo che abbiamo fatto. Sesti. Al calare della sera, Brenzaccio corto sul circuito inglese e tanta robina. Allora, dovremmo essere a posto. Andiamo alla gara e vediamo cosa ne salta fuori. No, partenza lanciata, ma più che altro piove. Oi oi oi, attenzione, difficoltà, livello difficoltà che si alza. Perché piove, attenzione, non so come risponde sull'acqua sta macchina. Speriamo che risponda bene. Pare di sì. A capire dove entrare. Qui entriamo qua. Bisogna stare attenti perché le penalità sono date malissimo e poi sempre contro di noi, quindi bisogna stare estremamente attenti, anche se abbiamo scoperto che anche la CPU, che anche l'IA, prende le penalità, poi quanto siano veritiere non abbiamo modo di come si dice, di controllarlo, però prende penalità anche la CPU, anche l'IA, quindi dai, buono. Partiti sesti, per ora siamo sesti. Sette giri sul circuito di Brenzaccio Indy, quello corto. I primi cercano di scappare. Proviamo a buttarci dentro al curvone, al primo curvone, molto insidioso, ma sorpasso perfetto, pulitissimo. Davanti a noi The Shoes One. Adesso arriviamo alla staccata del tornantino, dove ci buttiamo dentro anche qua. Bellissimo. La nostra Porsche ci regala delle grandissime satisfaction, veramente, delle grandissime soddisfazioni, cazzo. Qual è sta macchina? Bella. ACR, bella. ACR Tambuc. La livrea Martini, cos'è? Mi sembrava una Porsche anche quella, sinceramente, a vederla così. Però non lo so, attenzione, perché Tambuc va lungo. È fatta anche benino lì a davanti a noi rossi. Porca troia! La perdiamo lì. Terza posizione, ragazzi. Dietro The Shoes One, andato lungo e Tambuc. Giù in quarta marcia, poi ragazzi, guidarle con il cambio ad H è sensazione unica, veramente. Non vedo l'ora di avere la nuova corona, che almeno una corona tonda, perché la sto guidando con la corona McLaren, che non è comodissima per queste auto, dico la verità. Ma ne abbiamo di più, ne abbiamo di più. Ne abbiamo di più, attenzione qua a uscire. Mamma mia, usciti a cannone. Oh, questo fa la fine di Tambuc. Va sull'erba, attenzione, ma rimane. Riesce a rimanerci. Attenzione qua, bisogna stare molto attenti ai contatti. Bellissimo anche questo sorpasso. Bellissimo. E adesso davanti, andiamo, cerchiamo di riprendere il primo, sarà dura, però ci proviamo. Ghost davanti. Che peraltro mi sembra
che abbia vinto la prima gara, Ghost. Era arrivato secondo, ma con le nostre penalità si è preso la prima posizione. Penalità, non ho registrato il video, ma vi garantisco assurde, eh. In una sono stato buttato io fuori, ma ha dato tipo 3 secondi di penalità. Però purtroppo lo sappiamo, Forza ha questo problema sulle penalità, c'è proprio un problema, c'è proprio fatto male. Non è assolutamente gestito bene e ce lo dobbiamo tenere così. A meno che Terten in qualche aggiornamento non decida di metter mano a questo, la vedo dura. Vedo che più gli aggiornamenti sono più delle aggiunte di contenuti, di gare, di campionati, che va benissimo, per carità, aggiunte di auto, però ecco, magari se riuscissero a mettere a punto anche questa cosa non sarebbe male. Ne abbiamo di più, Ghost. Ne abbiamo assolutamente di più. Il Ghost è là davanti, però dobbiamo riprenderlo adesso. Andiamo a sfruttare il cordolo. Cerchiamo di portarci sotto. Non è semplicissimo, eh. Non so mica se ce la può ripigliarlo. Dico la verità. Ci abbiamo, questo è un altro giro. Siamo vicini, ma il problema è riprenderlo e attaccarlo. Qua giollone, tende a partire il nostro Porsche. Ultimo giro, vediamo se in questo giro ce la facciamo a ricongiungerci a Ghost. 9 decimi ci separano e abbiamo girato forte ora, eh. Ora abbiamo girato veramente forte. Il vuoto dietro di noi. Sette decimi, 6, 7, balla al tempo, fai 6 e 7 decimi. Siamo usciti benissimo. Potremmo portare l'attacco qua, 3 decimi, 2. Ma lui ce la chiude giustamente in faccia. Non possiamo fare niente qua. È dura, è dura, è dura. No, non ce la facciamo. In allungo il BMW ne ha qualcosina in più. Seconda posizione, 1,3 e mezzo. Che garone però, ragazzi. Siamo secondi, Ghost era primo. E siamo secondi. Dai, dai, che garone. Abbiamo fatto un garone. Voglio vedere qualche immagine di replay che mi è piaciuto. Continua. Ah, Rossi terzo, perfetto. Ok. Voglio vedere un po' un replay, qualcosina di figo. Che l'abbiamo messa di traverso involontariamente. Non volontariamente. Sì, qualche volta involontariamente. Diverse volte. Oh, là già dei lunghi.
Ah, questo motion blur non mi piace molto, però dà anche noia nei replay. Questa sfocatura delle auto per effetto della velocità non è un granché. Allora, vabbè, dai, aspettate un attimo. Ah, ok. Allora, Walkies Glen. Ci sono delle piste bellissime in questo campionato. Allora, fammi vedere che cosa possiamo fargli a questa macchina. Allora, carburatore, motore. Allora, presumo che non ci siano aerodinamica. C'è aerodinamica. Alla posteriore com'è? Allora, l'ala anteriore. Mette lo spoiler, non è un granché, vabbè. Ok. E l'ala posteriore? Ci sta l'ala posteriore, mi piace. No, poi. Cerchioni. I cerchioni potremmo cambiarli, eh? Toro? Piace più questi, guarda. Ok. Mi piacciono più questi. Questi cerchio. Poi, vediamo un po'. Non dovremmo avere altro da poter mettere. Allora, mescola pneumatici, vabbè, ovviamente non possiamo assolutamente. La larghezza non mi interessa. Andiamo un attimo nella parte carburatore. In frenata perdiamo, in accelerazione guadagniamo. No. Scarichi. Questo, eh? Ok, concludi potenziamenti. Okay, conferma. Ok, adesso l'abbiamo leggermente potenziata. Andiamo a Walkies Glen, vediamo cosa succede. Allora. Volevo fare una cosa però, perché sono andato a ritoccare un po' la grafica, devo essere onesto, e non so se ho perso FPS. Allora, impostazioni, voglio vedere la cosa. Grafica. Allora, display. Visualizza frame rate, sì. Ok, applica. Ora considerate che sto anche registrando il video, quindi un po' di memoria è occupata dal video, da OBS che sta registrando il video, perché questo è un gioco che chiede tanto, Ecco, questo sì, chiede tanto al PC. Ragazzi, purtroppo capita su giochi che nascono prettamente per console, poi vengono ovviamente portati su PC, però chiede veramente tanto. Ora mi sta dicendo 26 fps, spero che stia completamente sbagliando, ma non sta sbagliando più di tanto. No, dobbiamo trovare una soluzione, ragazzi, aspettate un attimo. Impostazioni, grafica, a vedere se cambia qualcosa. Facciamo anche un po' di prove a questo punto di settare. No, così non cambia, penso, praticamente niente. È praticamente uguale. Ok, allora, impostazioni. Qua bisogna andare qua su grafica, mettergli 60 fps. Vabbè, sbloccata, sincronizzata, tutto sbloccata. Oh, qualità di rendering dinamica, ultra. Se li mettiamo alto, vediamo.
Cioè, scusa, a ultra viene... Scusa, eh. Sì, così ok, ma non mi piace. Allora, oddio, qui quando si va a toccare la grafica è un macello. Io questo, raga, è soppalloso, ma io non lo voglio alto. Che cazzo fa? Si blocca. Applica. Non capisco, c'è qualcosa che non va. Ok. Oh, adesso va veramente piano. Vediamo se si stabilizza un po'. Oppure no? Sta stabilizzando secondo me poco. Allora, vi dico anche una cosa, questi non sono 22 fps, sono di più. 22 fps li vedreste a scatti, Terrifix, andrebbe veramente a scatti. Quindi il conto non è proprio precisissimo. Però non è neanche tutta sta fluidità. Dico la verità. Devo trovare la soluzione perché... Allora, il display ultra personalizzato. Che sennò com'è? Il bello è che purtroppo non mi convince assolutamente. Sono andato a toccare la grafica e in questo gioco quando trovi le impostazioni corrette è bene tenerle. È sempre bene tenerle le impostazioni corrette, non andare a snazzicar troppo perché si rischia di fare peggio che meglio. Non mi piace, non mi piace. Allora, non mi piace. Beh, ragazzi, questo video potrà essere utile a chi vuol vedere un po' anche i settaggi a questo punto. Display, allora, grafica. Aspetta, facciamo una cosa. Dimensione e risoluzione, vedi, è in automatica. Perché se io qua gli dico 95. Qualità del rendering ultra. Prestazione desiderata, io voglio i 60 fps, filtro telescopico automatico, non so bene, ray tracing, RTA, ombre, tutto automatico, dai, oh, ma che fa sto mouse?
Mi gira le balle perché... Allora, il problema è che appunto sto... Adesso siamo saliti tantissimo. Sì. Ok. Teniamolo così. Adesso sta salendo 40. Il problema è che... Non è ben chiaro... Cioè, quando vai a toccare queste impostazioni qua, va fuori di cervello, ripeto. Considerate che sta girando su una macchina che ha su un i7 di undicesima generazione, 32 giga di RAM e una 3080 di scheda video. Quindi, ecco, faccio giusto per farvi capire. Per carità, triplo screen, eh. Quindi sicuramente questo incide tantissimo in 2K. Quindi questo incide tantissimo. Però insomma, comunque adesso ci siamo. Abbiamo trovato una quadra. E non è poco. Però per giocare, per godere bene di questo titolo, se uno ha un triplo schermo, non sto scherzando, ci vuole un i9 di processore. Ci vuole all'incirca un i9 con questa configurazione che ho io, cioè con una 3080 va benissimo, anche perché mi rifiuto di pensare che non possa andare bene, quindi ci vuole una 3080 che va benissimo e un i9 di processore, roba pesa, è pesissima, nessun simulatore richiede una cosa del genere. Perché qua si fa un po' fatica. Ok, allora qua non si deve scalare. Siamo lentissimi, ragazzi, eh. 1,42 giriamo in 1,46. Quindi siamo stra lenti proprio. Un secondo di penalità. Perché? Quanto abbiamo girato? 43, 30. Ragazzi, non ce la facciamo. Attenzione, qua si fa fatica, quindi bene, va bene. Qua si dura un po' più di fatica, ma ci sta. Cos'è? Porsche 9146? Non lo so. Non me lo ricordo il modello di sta macchina. Poi lo proverò anche senza OBS perché andava meglio. Boh, però è così. Ora vediamo un po'. Allora, partiamo decimi. Attenzione perché partiamo un po' indietro e questo complica la vita di tutti.
noi. Questo, oh, partenza lanciata, il che è un bene. Seconda, guarda che bella sta macchina davanti. No, però così ora la grafica è buona, eh. Dio Polo, sono partiti a fionda gli altri. Prendere tutta la scia, ma tanto di più non ne abbiamo, non ce la facciamo. Proviamo in staccata a questo punto, proviamo a regolarlo qua in staccata. Ce la facciamo a regolarlo in staccata, ma perdiamo su Ethan Book. Giù in percorrenza. Abbiamo già fatto un varco con quelli dietro e siamo in sesta posizione. Vediamo, dobbiamo mirare a Ghost dov'è, dato che lui è primo in campionato, noi secondi. Attenzione qua all'esterno, all'esterno, no, che collisione, non l'ho toccato, eh. All'esterno, quinti. Attacco subito alla quarta posizione, Ghost deve essere là davanti. Mi sa che è il primo, aveva la BMW Ghost, è primo. Ancora primo lì Ghost. Bello, sfruttare tutto il cordolo per andare alle mire della terza posizione. Gli The Shoes One, poi Rossi, poi Ghost, sono tutti lì i primi. Sta spingendo, ma facciamo fatica, non vedo la curva. Oh, sotto, so! Nessuna penalità, cazzo, ma anch'io davanti. Allora, non è andato fuori, eh. Anche perché, guarda, vi garantisco che se era andato fuori mi aveva dato penalità, eh. Ma ha dato secondi e secondi, rimane là. Non è andato fuori. Adesso Rossi. Pratica da sbrigare Rossi. Poi c'è Ghost. Lo affianchiamo. E adesso c'è Ghost. E stavolta ce l'abbiamo a tiro per recuperargli 3 punti. Stavolta ce l'abbiamo a tiro. 1.43. Cazzo, ora ho girato bene. Stavolta ce l'abbiamo a tiro. Arriviamo alla staccata di curva 1. Gliela tiriamo. Vediamo se riusciamo a starci dentro. Pare di sì. E ci stiamo. Ghost dietro. Eccolo! È così che si fa sta curva. Ok, andiamo a prendere tutti i cordoli. L'abbiamo fatta da Dio. Da Dio l'abbiamo fatta.
qui si cava via una marcia, si va a prendere il cordolo, gas aperto e via. Purtroppo di traverso l'ho messa qua, ma va bene, ci sta. Questa Porsche è fantastica, ragazzi. Fantastica. Eccoci qua, staccatona. Dai, dai, manca quasi, siamo quasi all'ultimo giro, buono. Oh, setta un po' troppo, cazzo. Ok, ultimo giro. Boia! No! Attenzione, ultimo giro, arriviamo lunghissimi, abbiamo un vantaggio enorme, però... Ci vuole la corona tonda per fare queste cose. Fa un po' fatica con questo McLaren. Comunque, dai, l'abbiamo portata a casa. Di spettacolo per i tifosi e via, leggermente di traverso e andiamo a portarla a casa. Non c'è mica la quinta, vero? Ma c'è anche la quinta stamattina. Ok, 1.43, buono, bene, recuperiamo 3 punti a Ghost, ci giochiamo tutto. Allora, vediamo un po', oh, ce la facciamo. Ok, al 140° livello, bene. Allora, continua. Ma c'è qualcosa che non va? Cos'è il mouse? Cos'è che non va? Allora, cosa c'è di circuito? Che Nine Ring è quello corto. Cazzo. Allora, bello anche questo. Allora, io direi adesso di fermarci qua, poi io continuerò il campionato, voglio provarlo anche senza OBS, quindi ci fermiamo qua per questo video.
Ci ritroviamo nel prossimo video con Forza Motorsport. Ragazzi, che dire, è stato un piacere. Rimanete sul canale, siamo tornati finalmente in postazione, ancora un po' doloranti, ma ci siamo tornati. E rimanete sul canale, mi raccomando, ci vediamo presto. Ciao belli!